Buongiorno ragazzi, sono Mike Senza Nome e vi do il benvenuto a Cities Skylines. Cities Skylines vorrei che fosse una nuova serie che sto portando. E qui ci troviamo in una mappa che direi che è molto bella ed è ambientata nei dintorni di Innsbruck, tanto per rimanere in tema con Transport Fever. Quindi adesso abbiamo Transport Fever, abbiamo anche City Skylines che sono ambientati bene o male nello stesso territorio. Ma perché vi sto portando City Skylines? Perché oggi è un giorno importante, esce il DLC Mass Transit. Ovviamente è un DLC che io mi sono preso perché parliamo di trasporti di massa, capite? Trasporti di massa, cosa vuol dire? Vuol dire che ci saranno un sacco di novità e in questo nuovo DLC ci saranno un po' di cose nuove, soprattutto perché mi permetteranno di personalizzare la cittadina così come vogliamo. Allora, io ancora non gli ho dato un nome a questa cittadina e mi sa che non posso neanche più farlo, forse sì, forse no. Sì, ecco, ovviamente, certo che si può. Questa sarà la mia YouTube City, ovviamente. YouTube City, Mike Senza Nome qua. Allora, abbiamo una popolazione di 800-900 persone. 900 persone e sono rimasto senza acqua. Ah no, ok, non ci sono le tubature. Ho appena iniziato, come potete ben immaginare, potete vedere. Perché il Mass Transit? Beh, il Mass Transit, oltre al fatto che aggiunge un sacco di mezzi di locomozione diversi e delle figate uniche, tipo i semafori, piuttosto che la possibilità di mettere gli stop, piuttosto che la possibilità di dare nomi alle vie. Quindi mi aspetto che, se questa serie vi piace, mettiate un like e soprattutto nelle puntate che verranno daremo i nomi a tutto. Tutto, daremo i nomi a tutto quello che si vede qua dentro. Abbiamo la centrale elettrica. Questo è la... Ma zio Billy, è diventato un borgo nel frattempo. Porca vacca. Fermati borgo, fermati. Questo è il carbone. Allora, centrale carbone allegro. Perché qua bruciamo il carbone ed è allegro il carbone, ovviamente. Abbiamo questa mappa che è una mappa personalizzata, è una mappa molto bella e ben sviluppata. Potete vedere che abbiamo una rete ferroviaria molto potente, il che significa che insomma ci darò dentro con i trasporti e vedremo altri modellini e altre cose molto carine e simpatiche. Allora, la mia cittadina, YouTube City, ovviamente al momento è abbastanza basilare, nel senso che comunque nel gioco di base, come ben sapete, mette i semafori dove cacchio reputa che sia necessario. Ebbene, con una nuova DLC, col nuovo DLC si possono togliere i semafori, si possono dare priorità a certe strade, si possono dare i nomi a certe strade e si possono dare i nomi a tutte le cose che si vogliono. Di conseguenza io mi aspetto che diamo i nomi a tutte le cose possibili e immaginabili. Vediamo un po' la statua del benessere, la statua del Lazaret, la statua del shopping. Il shopping ci piace, però è un po' ingombrante questa statua di shopping, anche perché mi distrugge mezzo quartiere tipo. Quindi lasciamola là, per ora ci lasciamo lì e ci facciamo altro quartiere residenziale, lo pompiamo alla grande. Potremmo ovviamente dare i nomi, io direi che infatti possiamo dare il nome a questo nuovo distretto. Come si chiamerà questo nuovo quartiere? Questa è già la prima sfida che vi lancio. Che nome gli diamo a questo nuovo quartiere? Io smollo il click e lui mi darà un nome. Ma io ovviamente voglio personalizzare anche questo. Magnolia Hills? No, 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 no. Come lo chiameremo? Facciamo così. Chi mette il nome e il nome che ottiene più mi piace nei commenti si beccherà il nome di questo quartiere. Dopodiché vedremo che magari gli diamo anche risparmio. Ok, risparmiamo su tutto quello che si può risparmiare. Boh, vai via, sto cirpio, io l'odio. Comunque, allora, vediamo un po' di acqua per il signore. Chi è il signore senza acqua? Subito. Il negozio di quartiere, no. Da alimenti a Gigio Bagigio. Poi, ci sono dei ladri? A casa Gardaland. A casa Gardaland ci sono i ladri. Il tasso di criminalità è troppo alto. No, signori, per favore non fate gli scemi, rimanete qua. Ho appena firmato una petizione per far che, scusi, per costruire la scuola. È bella mia, aspetta, perché qua si vive nell'ignoranza. Chi vive nell'ignoranza vive beato. Tra l'altro c'è lo stile europeo, quindi ci dovremmo fare una ragione.
10.000 dollaronzi per costruire la scuola. E chi è che non vuole vivere dietro la scuola? Ci lasceremo una casa lì, solo una casa, così la facciamo pagare per aver firmato la petizione. I ladri, ci stanno i ladri, signori. Tasso di criminalità al 27%. E noi, cioè, frega niente. Lasciamo che i ladri girino liberamente. Vogliamo un paese libero. Libero, è la discarica qua. È proprio fantastica. Davanti al quartiere industriale c'è una discarica immensa. Ci sono ladri dappertutto. Non ci preoccupiamo di questo. Tutto normale, così dicevano. Poi abbiamo questa strada. Questa è la strada principale. Allora, arriva l'autostrada che ha questo mega raccordo. E finisce qua. E poi qua abbiamo tutta la zona residenziale. E poi qua forse. Tipo, se io ci facessi una strada parallela. Ma tipo, vediamo un po'. Così. E adesso la tiriamo dritta lunga così. Eh? Allora, che bello. E adesso ovviamente. Adesso ovviamente vedi, direi tanto di togliere sti cacchio di cavi che disturbano. E poi ci facciamo altra roba industriale e commerciale, così. Ci piace. Allora, adesso se si dà una mossa a sto tizio a costruire, io posso fare così, aver collegato tutto alla griglia elettrica. Ci sono i ladri a casa Gardaland. Casa Gardaland, sono tutti scontenti. Ci sono un adulto, un adolescente e due bambini. Un adulto, un adolescente e due bambini. Come diavolo ha fatto a fare tre bambini? Si sono mollati. Ecco qua. Pezzenti. Tutti pezzenti. Va bene. Stazione di polizia. Cioè, abbiamo un paesino minuscolo, ma c'è bisogno della stazione della polizia. Va bene. Non ci facciamo problemi. Comunque, questa mappa è bellissima perché ci sono i fiumi, ci sono le montagne, le colline. Adesso vi faccio vedere, guardate, mi piazzo qua nel mio bel paese e guardate tutto intorno. Andiamo nel quartiere residenziale. Aspetta, oh, dove sei? Quartiere residenziale qua. Andiamo nel quartiere residenziale. Guardate che bella. Ovviamente ogni tanto ci facciamo un giretto così in prima persona. Cos'è questa? Una Fiat 126! Che figata! Ma che figata! Buongiorno! Salve! E la signorina c'ha la Fiat 126, guarda come guida bene! C'è una Jeep! È pieno di 126 però, porti pazienza! Scusi, buon uomo! Hai visto dove ha parcheggiato il riccone? All'ingresso della fabbrica? Auko! Una roba sicuramente asiatica. Bene. Ladri dappertutto. E c'è bisogno di case. Mi chiedono altre case. Case su case. Sono. Come faccio a essere negativo con i soldi? Cosa ho costruito di tanto negativo? Beh, acqua ce l'abbiamo. Abbiamo praticamente di tutto, ma. Sono scontenti. Allora, ci facciamo un collegamento. No, allora, prendiamo questo collegamento. Ce lo portiamo avanti. Così. E qua. Ovviamente la città, per quando uscirà il nuovo DLC dei trasporti, sarà un macello. Nel senso che, evidentemente, le mie doti di costruttore saranno abbastanza schifose. Ma se non fosse così, non ci sarebbe nulla da riparare, capito? Non ci sarebbe nulla da sistemare con il nuovo DLC. E allora noi vogliamo avere tante robe da sistemare con il nuovo DLC. Siamo arrivati a 1522 iscritti. Abitanti. Dunque, allora una macchietta là in mezzo e una macchietta di una casa qua in mezzo. Perché voglio lasciarmi un po' di spazio per le case. No, stavo dicendo sì, per le strade, così espando la rete stradale. Poi c'è lo stile europeo. Vorrei capire, cioè, allora, lo stile americano lo conosciamo abbastanza. Lo stile europeo è un po' diverso, ma perché? Perché tipo vorrei capire in che modo viene influenzato. Perché tutti sti. Stavo guardando che ci sono un sacco di furgoncini che vengono da qua e poi vanno in là. E poi ci sono altri furgoncini. Vabbè. Furgoncini e sono a meno. Incasso settimanale a zero.
Allora, le tasse, tassiamo l'industria sporca al 13% quasi. 11% per la zona commerciale e 9% perché vogliamo che la gente venga in città. Ho lasciato il bilancio così perché non ho voluto metterci le manine. Anche se qua potete vedere che io produco 120.000 di acqua e ne consumo appena un quarto. Di conseguenza io posso anche andare acqua a ridurla anche al 50% volendo, perché sono decisamente... Eccolo qua. Puff. Il prezzo va giù. E tutti si lamentano. No, ma si lamentano in modo stupido, perché nel senso, voglio dire, scusi, porta pazienza. Ah, 30.000 adesso fa a settimana. Vabbè, nessun problema. Alziamo un altro poco. Al 70% dovrebbe andare bene. Tutti si lamentano perché sono senza acqua. Ma in realtà non è vero, ce l'hanno l'acqua. E mi spieghi, per favore, per... Oddio. Beh, via. Vogliamo il risparmio? No, il risparmio di energia elettrica, sì. Ma scusi, perché... Divieto di fumo, proibizione degli animali domestici. Chi è quel pazzo che proibisce di avere animali domestici? Io lo vado a castrare. Allora, aumentiamo il nostro quartiere qua. Che alla fine sarà tutta questa zona qua, il nostro nuovo quartiere. Un nuovo distretto molto allargato. No, non voglio... Questo volevo. Per dargli un limite con la strada. E se vado, buono così. C'è un temporale della Madonna. Ovviamente, YouTube City, temporale della Madonna, sono sotto di cash. Sotto di cash perché stavo guardando appunto sulle schede finanze che 4.000 cash vanno via solo per le norme. Allora, se io ci do dentro magari tolgo un po' di risparmio idrico. Cosa cambia? Cambia di un bel po'. Porca vacca. $1000, 1400, 1600, 1800, 2000 cash in positivo. Beh, andate a cagare. Prendetevi tutta l'acqua che volete. Niente risparmio idrico. Allora qua abbiamo una scuola che ha 200 studenti su 300 di disponibili. Non istruiti 5, istruiti 5. Gli adolescenti spero che siano istruiti. 4 adulti in una casa Hickory. Questa è la casa di Pietro Rita. La casa di Pietro Rita è presente. Allora troviamo una bella casetta. Bella casetta, guarda questo. Oddio, dove sono finito? Ah, in giardino da Pietro. La casa ci serve. Questa casetta qua, bella, allegra. Sì, sì. Questa casetta qua è la casa. La casa di Franco. Eccolo qua. Ci abbiamo tutti la casa di Franco che è vicino con la casa di Francesco. Ovviamente ci sarà da dare anche un nome a questa via fantastica, visto che è piena di superstar. E qua da qualche parte avevo visto anche la casetta di Cosimo, ma non la trovo più. Eccola qua. Eccola qua, la casetta di Cosimo. Ma che bella. C'è il fuoristrada fuori. Casa di Cosimo. Fantastico, vedete che divertente che... Bene, a posto. Allora, adesso guardiamo i bambini finché svolazzano e giocano a scuola. Dove diavolo sono? Facciamo gli stalker, ci mettiamo qua e guardiamo i bambini che giocano. Salve bambini, guarda come piove, sì. Il tuo pupazzo mi sa che è un po' bagnato, bambina. Sei inquietante, ragazzina. Però... Cosa cazzo stai facendo? Ciao cane! Ciao bellezza! Sì! Oddio no. Cosa sta facendo la mamma? Ciao cane, che bella. Ah sì, qua deve essere l'amico di Cosimo. Cosimo mi diceva che ha un amico che viene da lui. E ha parcheggiato sul prato. Ah no, eccolo qua, no. Casa Madison, ma che? Questa è la casa Peps. Casa Peps, la casa Peps. Peps c'ha la sua macchina sportiva.
Dove sono finito? Oh. Pronto? Ah, eccolo qua. La casa di Cosimo è lì, la casa di Peps è questa. È appena entrata, amorosa di Peps, è appena entrata in casa. E Peps, ovviamente, c'ha il bolide. C'ha il bolide acquoso. Sì, perché, cioè, nel senso, l'effetto di bagnato è interessante sulla macchina. Comunque, a parte questo, pieno di bambini, pieno di gente allegra, bene. Vogliono altre case. Altre case per il nostro quartiere. Allora, sicuramente avere una strada, un'unica via che si collega alla strada principale è un problema. Quindi, io... Beh, vabbè, vado avanti qua. E facciamo un'altra rete di queste gigantesche. E quindi qua facciamolo così. E non so esattamente quanto andare avanti così, ma... Ok, beh, così direi che va bene. E quindi demoliamo... Oh mio Dio! Non dirmi che... Ah, non è a casa di Cosimo, va stesso. No, non voglio demolire la casa di Cosimo. Poi ci rimane male. E poi... sì, ok. Oh, vedi? Vedi che in mezzo alla casa di Cosimo ci passa tranquillamente? Fantastico. Voilà. E adesso altre case per il nostro quartiere. Oddio, metti il pennello. Vieni qua. Guarda che roba! Bene, allora, in questa cittadina che è tanto triste c'è bisogno di un parco. Un parchetto divertimenti. Un parchetto dove porti i bambini per affogarli nel laghetto. Cioè, per giocare con loro nel laghetto. Di conseguenza, ecco qua. Nel nuovo parco, ti fai una bella corsetta e ti senti carico e pronto per non so cosa. Abbiamo anche un carosello che non so dove mettere esattamente. Metteremo un quartiere industriale. No, metteremo... beh, questo è interessante. È uno di quei parchetti lunghi così. Oppure abbiamo il parchetto da sfigati che è un quadratino. Ecco là. In realtà il parchetto, cioè, è una mod se non ricordo male. Cioè, è un'altalena con due panchine e solleva il morale a tutto il quartiere. Molto bene. Vediamo un po' cosa si può fare qua. Non voglio demolire mezzo quartiere per metterci giù una pista ciclabile. Però stiamo ancora aspettando un nome per questo nuovo quartiere fantastico. Attenzione, guardate qua. Pam, pam. Oddio. Pam. Pam. Che diavolo è pam? Aspetta, fammi mettere la cosa libera, se no. Ok. Bisogna capire dove sta andando però. Oh. Buono. Acipigna, aciderbolina. Mi tocca demolire una casa qua. Sì, perché ho demolito la casa, ma ci ho fatto la pista ciclabile, capite? In mezzo al quartiere c'ho la pista ciclabile. Che se sono un po' fortunato riesco anche a collegarla tipo così, capite? Oppure così, capite? Capite? Se non capite, beh, capitelo. Bene, favoloso, favoloso. Ah sì, tutto il nuovo quartiere ovviamente senza acqua, perché non gli ho dato mica a bere. Diamo da bere a questi piccoli stronzetti residenti del mio bellissimo... Guarda che bello. Non dirmi che c'è un malato. Troppo rumore, eh? Troppo rumore. Bello mio, potevi prenderti una casetta più in periferia, no? In mezzo a... al quartiere del Down and Out Burger. Down and Out Burger, buono. Mangiamo sano. E qua ovviamente ci sono i negozi. Questo è un... alimentare cinese, diamo il nome così un po' alla non so parlare. E questo è un cucina Thai. Ecco, a posto, ci abbiamo una cucina di Thai e la cucina cinese. E poi cosa abbiamo qua? Il pop soda. Anche qua si mangia, ma mangiano solo schifezze sti qua, per forza poi fanno cagare. Ma quanta roba cinese c'è? Mi hanno invaso i cinesi. Cristo santo, pieno di cinesi qua. Però, guardate, sta già diventando una piccola metropoli questa cittadina. È veramente, veramente emozionante e favoloso. Tanto andiamo ad aumentare l'inquinamento, per favore, perché insomma
Dobbiamo pur fare qualcosa. Dunque, ecco qua. Aumentiamo un po' e vediamo. No. Ok, ok, qua può andare. Può andare. E via di altre industrie. Adesso mi fai vedere per favore, sì, grazie, le risorse. Che risorse ci stanno qua? Che diavolo vuol dire? Ah, ok, tre edifici sono bruciati completamente. Bene. Guardate quanto territorio per farmi le fattorie. Fattorie lì, fattorie là, fattorie lù, farà. E un sacco di roba per aree boschive. Molto bene, molto bene. 5 ettari coltivabili. Buono, buono. E 8535 alberi a settimana posso far fuori. Fantastico. Mentre questa che è la zona industriale, ovviamente anche qua dovremmo metterci una. No, devo metterci una zona particolare, una zona così. E questa, direi che a maggior ragione in questa zona qua, che si chiamerà Puzzo Park. Esatto, io dove lavoro è nella Puzzo Park. È una zona molto conosciuta, diciamo. Soprattutto a Innsbruck esiste veramente la Puzzo Park, è certo. Ovviamente se avete un nome migliore per questa zona industriale dove lavorano tutti i miei industriali. Che è sta cosa? Madonna mia, ragazzi, guardate cosa abbiamo qua. La tappezzeria italiana. La tappezzeria italiana. Davanti alla Rapido Motors, addirittura facciamo anche macchine. Porca vacca, ma che gran città che mi ritrovo. Non ci posso credere, ragazzi. Aspetta che devo cliccarla così, vi faccio vedere cos'è. Cos'è? Vieni qua. La Jeep Renegade della polizia. Eccola qua, guardate. Oddio, mi sta venendo in faccia. Oddio, che cavolo. Ehi, oh. Allora, cosa sto combinando? Dove è finita? Questo, questo. Eccola qua. La Jeep Renegade della polizia è davanti a noi. Ma che figata unica. Il semaforo rosso mai, quando vuoi. No, ovviamente, è girato. Bene, fantastico. È una giornata piovosa nella nostra cittadina di YouTube City. Ci servono. Allora, facciamo il resoconto. Un nome per la città che probabilmente sarà abbastanza di parte, nel senso che una grande metropoli deve avere un grande nome. E 2200, dai che quasi arriviamo alla quota di iscritti. Dai che arriviamo alla quota di iscritti e poi non costruisco più case fino a quando non crescono gli iscritti. Che grande tecnica per far aumentare il numero degli iscritti, eh? Dunque, fammi capire. Allora, devo mettere delle cacchio di industrie sulla strada principale, perché così hanno un maggior flusso, hanno più spazio per circolare. A parte questo, stavo dicendo, mi serve un nome per questo quartiere bellissimo. Chi è che è andato via? La residenza Ivy. Stesso, vai via. Non meriti di vivere in questa cittadina. Comunque, mi serve un nome per questo fantastico quartiere. Oddio, che è diventato più grande, non ancora. Dopodiché, mi servirà un nome per quella che sarà la Puzzo Park, l'area decisamente puzzolona qua della città, soprattutto perché c'è anche la discarica. E con questo io direi che concludo questo episodio di City Skylines. Spero che abbiate gradito. Soprattutto adesso vado avanti e espando ulteriormente la mia cittadina. Ma perché? Perché decisamente devo aggiungerci un sacco di cose nuove. E adesso, dalla prossima puntata, se tutto va bene, inizieremo a vedere quelle che sono le novità di Mass Transit. Mike senza nome, passo e chiudo. Se vi è piaciuto lasciate un like, se non siete iscritti iscrivetevi e ci vediamo al prossimo episodio. Guarda che bel trenino. Io ho riempito il gioco di trenini e che double deck. Dio santissimo, è finito lì. Ecco. No. Ma è uscito dai confini. Perché non me lo fa seguire? Ah, eccolo qua. Guarda che bello che è. È uscito dai confini, ecco perché non lo posso più seguire. Bene. Ciao, ciao, ciao.